Allora, innanzitutto, prima domanda, quali sono le origini e come è nata Liquida? Allora, beh, le origini sono remote, nel senso che l'idea nasce da me e il mio socio Fabio Cabula dopo che abbiamo fatto Splinter con altre persone, quindi nel 2002, quando abbiamo visto com'era impetuoso il fenomeno della creazione di blog e della creazione di contenuto dagli utenti, ci è venuto in mente che forse il passaggio successivo era quello di trovare dei sistemi che aiutassero a organizzare questa grande mole di contenuti e cercare di far emergere i contenuti più interessanti. Quindi nasce allora, poi in realtà nasce dall'incontro con Paola Igno e Banzai nel 2007, in cui poi parte proprio il progetto e la startup. Quindi qual era l'obiettivo originario di Liquida? L'obiettivo originario, che poi rimane lo stesso, è quello di creare un entry point che aiuti, diciamo, l'utente medio che magari non sa districarsi da solo nella ricerca di fonti alternative alle fonti tradizionali, a poter avere un sistema che gli organizzasse l'informazione non, diciamo, ufficiale, ma l'informazione più user generated, cercando di offrirgli il meglio di queste informazioni. Ho visto che nel selezionare il contenuto c'è una doppia, c'è un doppio filtro, sia redazionale che automatico. Come Sì, certo. funziona esattamente? Beh, diciamo che Liquida vuole essere un insieme di tecnologie in grado di scremare e organizzare l'informazione. C'è un solo passaggio umano che è quello della selezione delle fonti. Le fonti vengono selezionate dalla redazione di Liquida e da quel momento tutto il contenuto viene analizzato dagli algoritmi proprietari, soprattutto semantici del motore. Chiarissimo. Io ho una domanda specifica a proposito di aggregatori in generale. Pensi che a questo punto, a questo livello di maturità, diciamo, della rete, un aggregatore di questo tipo abbia ancora senso? Beh, penso che abbia sempre più senso, nel senso che Google è un aggregatore orizzontale di pagine web di tutti i tipi ed è la cosa più utile che esista al mondo in questo momento. L'informazione e la produzione di contenuti in rete aumenta esponenzialmente, continua a aumentare. È chiaro che secondo me tutti gli strumenti che rendono possibile organizzare l'informazione diventano forse più importanti degli strumenti che rendono possibile la produzione dell'informazione stessa. Si è parlato per mesi, direi ultimamente, del fatto che il blog ormai, come l'abbiamo conosciuto negli ultimi anni, sia morto, non esista più, sia sempre più relegato a una nicchia rispetto a quello che succedeva prima. Beh, se Vuoi? siamo wired, anche il web intero è morto, no? Quindi è tutto morto. Gli aggregatori sono morti, il web è morto, i blog sono morti. Per fortuna non è morto il blog. Io credo che l'evoluzione degli strumenti che consentono agli utenti di interagire e di pubblicare le proprie idee partendo da l'HTML basico nel 95, i primi forum che poi sono diventati blog, eccetera, sta andando avanti con sempre nuovi strumenti che consentono cose diverse. Il social è molto diverso da un blog. Io non credo che uno possa sostituire con Facebook quello che fa se fa un blog. Quello che può fare è che se invece prima con il blog tendeva anche a pubblicare piccole segnalazioni, perché spesso si faceva anche solo questo nel blog. Guarda, ho visto questa cosa, valla a vedere, rilinkare pagine. Chiaramente quello diventa un'attività più idonea a essere fatta sui social. Quando invece si vuole approfondire, si vuole dire la propria su un argomento, scrivendone un articolo articolato, come dice la parola la stessa articolo, il blog rimane uno strumento validissimo. Quindi io credo che il blog sia stato pulito da un utilizzo, diciamo, più di segnalazione e di ambiente personale dove mostro cosa faccio, però non per gli interessi e per approfondire i propri interessi. Quindi, anzi, vedo una valorizzazione non quantitativa ma qualitativa del fenomeno dei blog.
Il che mi porta alla mia prossima domanda, che è fondamentalmente qual è l'effetto, appunto, che già mi hai spiegato, che hanno avuto i social media, i social network sull'utilizzo dei blog. Secondo me di togliere quella componente più personale di segnalazione, riportarli a essere un sistema di pubblicazione sempre semplice, ma dove si privilegia un po' più l'approfondimento rispetto ai social, e poi vedo che in realtà l'integrazione è molto forte, no? Perché poi il social a quel punto diventa nuovamente strumento di diffusione del proprio messaggio, mentre prima bisognava essere conosciuti oppure seguiti tramite i propri RSS. Adesso si può essere seguiti tramite essere amici in Facebook, essere seguiti in Twitter, eccetera, eccetera. Quindi aumentano anche le possibilità di diffusione delle cose che vengono pubblicate. Chiarissimo. Quindi si può dire che c'è stata una specie di razionalizzazione dei blog da parte dei social media? Sì, secondo me sì, è una evoluzione, fanno in parte cose analoghe, in parte fanno cose molto diverse, quindi ognuno poi trova il suo spazio, no? Come d'altronde il forum che esiste da ormai 15 anni non è morto, no? Eppure dice cosa serve un forum nel 2011 con social network, blog, eccetera, eccetera. Eppure se invece voglio approfondire una tematica e dialogare, capire, chiedere, forum rimane uno strumento validissimo. Credo che ogni strumento stia trovando la propria collocazione, poi ne arriveranno altri probabilmente. In che direzione pensi che andranno quindi i blog nella fattispecie? Ma i blog io penso che andranno nella direzione di essere sempre meno ambiente personale inteso come profilo, perché chiaramente c'è qualcos'altro che fa questo adesso, e sempre più ambiente qualificato, qualificato per chi vuole continuare ad approfondire determinate tematiche su cui ha passione o interesse. Quindi meno volume e più qualità. Parliamo di Splinter, giusto per fare un passo indietro. Qual era l'idea dietro Splinter quando è partito? L'idea dietro Splinter quando è partita era sem molto semplice, vedevamo che il fenomeno blog negli Stati Uniti era decollato, era il fenomeno, in Italia era appena arrivato, noi avevamo una directory che si chiama Blogganda ai tempi che recensiva qualche centinaio di blog e ci sembrava che ne recensisse tantissimi ed erano quasi tutti gli esistenti. Secondo noi mancava uno strumento facile in lingua italiana perché la barriera linguistica esiste in questo paese ancora in parte, uno strumento semplice in lingua italiana che facesse sì di accelerare questo processo che sarebbe arrivata comunque. Eravamo quattro amici, uno aveva una piccola tecnologia su base Drupal, un altro aveva, noi avevamo questa directory, ci siamo messi insieme la sera per passione senza nessun obiettivo specifico, abbiamo lanciato Splendere e un mese dopo i blog in Italia da qualche centinaio erano già qualche migliaio, quindi è stato utile, è stata una bellissima esperienza. Ha avuto peraltro appunto un grande successo. Poi con l'arrivo di WordPress e blogger e altre piattaforme invece. Ha avuto un grande successo, proprio veramente incredibile, forse se ne è parlato anche poco rispetto a quello che è stato, nel senso che veramente prima in Italia venivano aperti unità di blog nuovi al giorno in quel periodo, e poi si è passati ad aprire migliaia di blog, e poi sono arrivate altre piattaforme. Sicuramente è stato l'inizio del portare questo strumento a tutti gli utenti della rete e anche di farlo notare agli addetti ai lavori italiani che ancora avevano ben poco notato il fenomeno dei blog. Poi chiaramente non aveva l'ambizione di competere con player internazionali che poi sono arrivati, eravamo quattro amici al bar, non eravamo, però insomma ha dato il suo contributo in una certa fase. Insomma, quattro amici al bar che però hanno creato una piattaforma che ancora adesso, nonostante gli utenti siano diminuiti, è rimasta, diciamo, per i veterani, quelli che avevano il Sì, blog su Splinder agli inizi, no? assolutamente, perché io credo che avesse due caratteristiche. Una, essere la prima, no? La prima vera in italiano, e due, di essere estremamente semplice. E
E3, che in realtà non è stato molto notato, è stata una delle prime piattaforme a puntare sui commenti. Allora non era poi così diffuso che i blog avessero i commenti, non si era ancora capito che c'era questo ulteriore step di dialogo con l'utenza e con i visitatori, con gli utenti. E quindi piccole innovazioni, tanta semplicità e time to market hanno reso un caso di veramente grande successo che comunque credo che ancora ci sia qualche centinaia di migliaia di blog su Splendr, non so se tutti attivi, ma insomma numeri molto importanti. Su Splendr mi pare di capire che comunque il contenuto, la tipologia di blog che veniva aperta generalmente era di tipo personale. Poi nel tempo, negli anni, la natura del blog è cambiata tanto da portare a diverse possibilità, dal blog giornalistico a quello satirico a quello in crowdsourcing. Sapresti farmi una descrizione della situazione attuale in maniera più completa di quello che ho fatto io? Della situazione della blogosfera. La blogosfera è sfaccettata, si tende a vedere solo le blog star. In realtà c'è una segmentazione che vede alcune blog star che possono essere giornalisti, ma anche non, soprattutto non giornalisti, alcuni importanti multiblog o super blog, come si vogliono definire, dal post al giornalettismo, che usano soprattutto approcci e tecnologie tipiche del blog, ma poi in realtà sono più vicine a testate giornalistiche. Poi c'è secondo me una seconda fascia, che è quella che interessa più a Liquida, che sono non i blog personali, ma neanche la blog star, perché se ridurre il fenomeno della blogosfera a 10, 100 o 500 persone è riduttivo, no? In realtà ci sono alcune migliaia, se non alcune decine di migliaia di blog mediamente interessanti, chi più o chi meno interessanti, che non parlano di cazzeggio, ma parlano di passioni e interessi. E poi si passa invece alle centinaia di migliaia, perché di questi sono i numeri, di blog personali aperti così, di cui probabilmente aperti, ho fatto un conto, forse supera il paio di milioni nella storia dei blog in Italia. Attivi saranno qualche centinaio di migliaia. Questi sono quelli che, per quanto se ne continuino ad aprire tanti, probabilmente più vengono cannibalizzati dall'impetuosa crescita dei social network, e in quel caso soprattutto di Facebook. E poi possiamo dire che Twitter sta a una determinata fascia di blogosfera come Facebook sta al resto della blogosfera, nel senso che poi anche lì, no, c'è un utilizzo abbastanza diverso di cose che vengono denominate social network, ma poi o social media, ma sono cose molto diverse, con utilizzi abbastanza diversi. Appunto, nonostante siano comunque categorizzati, diciamo, nella fascia dei social, si potrebbe dire che quindi i commenti che si sviluppavano intorno ai post e agli articoli pubblicati sui blog si sia effettivamente spostato sui social media? Sì, sicuramente si è spostato su social media in termini in parte, anche se vedo che sopravvivono quando le cose sono interessanti su entrambi i fronti. Questo bisognerà capire dove la discussione intorno al tema si porterà. Certamente il fatto che ci sia una così grande concentrazione di utenza su determinati social network, parlo poi in particolare di Facebook, fa sì di renderlo uno strumento in termini massivi molto importante. Vorrei capire poi che genere che profili assumeranno, perché poi se pensiamo a Twitter è nato in un modo e si è molto trasformato, la blogosfera anche, penso che sia presto per capire un fenomeno come Facebook, poi che fisionomia finale o comunque diciamo preponderante possa andare a delinearsi. Invece per quanto riguarda Twitter, pensi che sia possibile fare un qualche pronostico su come evolverà? Twitter mi sembra che sicuramente ha catturato una fascia di utenza più attenta, anche se in realtà poi trovo anche ragazzine che lo usano in maniera molto diversa, un po' come era più alle origini di Twitter. La cosa che mi fa molto piacere è che sembrava che in Italia arrivasse meno. La mia sensazione è che negli ultimi mesi sia in grande crescita anche in Italia.